Vieni qui. Mamma, metti gli occhiali e raccontaci tutto. Va bene, bambine. Oggi vi racconto la storia della nazionale di pallavolo femminile. Siete contente? Sì! Se vi dico nazionale, chi vi viene in mente? La Gioli, la Righetti, l'Ado Bianco. Brave, bambine, brave. Avete fatto tutto giusto. Ma dovete sapere che la nazionale esiste da molto, molto tempo prima. La prima partita giocata dalle nostre ragazze in campo internazionale è stata il 7 aprile 1951 ad Alessandria contro la Francia, perdendo 3-2. Che anno così lontano dal 2002, quando la nostra nazionale ha vinto la sua prima medaglia d'oro in mondiale in Germania. Eh sì, bambina mia, chi non se la ricorda quella partita? Avevo le lacrime agli occhi quando la grandissima Elisa Tomu ha siglato l'ultimo punto e mi rimarrà per sempre nella memoria l'immagine di Capitan Leggeri che alza la coppa. Wow! Adesso vi faccio un quiz. Sapete chi è la giocatrice con più presenze in nazionale? 1. La grande Manu Benelli. 2. La carismatica Manu Leggeri. 3. O l'irriducibile Eleonora Lo Bianco. E capitano della nostra nazionale, la più titolata in questa classifica, con più di 500 presenze all'attivo. Grande Leo! E alle Olimpiadi hanno partecipato? Sì, la nostra rappresentativa ha partecipato nel 2000 a Sydney, nel 2004 ad Atene e nel 2008 a Pechino. Con la non classificandosi mai sul podio, purtroppo. Uffa! E perché la nazionale viene a Vicenza? Per allenarsi e prepararsi bene, perché a settembre giocheranno gli europei, che la nostra nazionale ha già vinto per 2 anni, nel 2007 e nel 2009. E secondo te vinceranno anche quest'anno? Beh, come hai detto, non c'è 2 senza 3. In bocca al lupo, azzurre!